Sono coordinatore cittadino di Savigliano, ma penso che ormai tutti lo sappiate. A Savigliano siamo un gruppo di una decina di giovani, siamo presenti sul territorio molto attivi, da gazebi a volantinaggi davanti alle scuole. Adesso poi ci saranno nuovi volantinaggi da fare, dove ci impegneremo tutti insieme a farli. Però oggi siamo qua per un'assemblea provinciale, per un passaggio di bandiera tra Flavio Castaldi e Matteo Gagliasso, e io vorrei parlare più di quello che del resto. Flavio, io lo conosco dal 2014, sono fiero di averlo da quando sono entrato nel Movimento Giovani Padani, sono fiero di conoscerlo, sono fiero di aver incontrato una persona con dei valori e determinato come Flavio, che adesso da coordinatore nazionale all'anno, io non so quanti chilometri si fa sempre per girare tutta la nazione, però ne fa veramente tanti e secondo me, non essendo pagato, e perché noi non siamo pagati, ma noi lo facciamo per un valore interno, per un valore che abbiamo noi, e secondo me è giusto che sia così. La gente ancora, che oggi ha ancora dei valori e che ha voglia di girare tutto il paese, tutti i giorni, per invogliare nuovi giovani, ce n'è veramente ben poca. E Flavio, secondo me, ne è un esempio. Io sono fiero di avere un coordinatore nazionale come Flavio Castaldi. Poi, beh, di Matteo Gagliasso, ci sarebbero tante cose da dire. Io lo conosco anche da prima del 2014, però nel 2014, quando sono entrato nel movimento, lui è stato il mio coordinatore cittadino a Savigliano, dove poi io ho preso il suo posto, e lui è diventato finalmente coordinatore provinciale. Sono fiero che Flavio e tutti noi abbiamo scelto una persona come Gagliasso, perché Matteo è una persona, anche lui, che si impegna molto, che gira per la provincia tutti i giorni, che viene in gazebo ed è un amico, per la prima cosa, un amico. E noi tutti dobbiamo impegnarci tutti i giorni, ancora di più, fino al 4 dicembre per votare no a questo referendum, e dobbiamo essere sempre in campo, decisi, spinti ancora di più da questa nostra voglia di partecipare nel Movimento Giovani Padani, perché la Lega Nord e il Movimento Giovani Padani, come ha detto bene prima, anche come ha detto prima gli esponenti, tra cui Vigna, Giorgio e Gregorio, se questo referendum vincerà il sì, la politica per la Lega e per i Giovani Padani possiamo dire la conclusa. E io non voglio che sia così, perché il nostro spirito combattivo ce l'abbiamo ancora adesso, ce l'abbiamo tutti i giorni, dobbiamo continuare a combattere e scendere in piazza, scendere per mettere gazebo, andare a fare volantinaggi e spiegare alla gente perché bisogna votare no. Bisogna che lo facciamo tutti insieme dobbiamo impegnarci, e mi sembra che già adesso stiamo facendo un buon lavoro tutti. Ringrazio ancora Flavio, ringrazio Gagliasso e ringrazio Andrea Crippa, il coordinatore federale del Movimento Giovani Padani.